trasmissione è in collaborazione con... Da Parmigiano Reggiano. Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. Villa Sabatini, il centro diurno socio-riabilitativo situato in via Sant'Onofrio a Formigine, che accoglie persone disabili adulte, ha festeggiato i 20 anni dalla sua apertura. Il centro, gestito dalla cooperativa sociale Gulliver, per conto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, rientra nella rete di servizi per disabili del territorio e offre un'opportunità volta all'integrazione, all'acquisizione di nuove autonomie, alla sperimentazione di un ambiente ricreativo, relazionale e affettivo. All'interno del centro opera un'equipe multiprofessionale che si occupa degli aspetti assistenziali, educativi e progettuali. E siamo a Villa Sabatini, a Formigine, che festeggia i 20 anni. Parliamo con Massimo Ascari, presidente della Gulliver, dunque giovani, un po' meno giovani, che frequentano questo centro, un centro diurno. Sì, il servizio è aperto 20 anni fa, è molto importante nella rete dei servizi territoriali del distretto dell'Unione del distretto ceramico. Oggi festeggiamo i 20 anni di questo servizio e anche una sua completa ristrutturazione dell'edificio, grazie anche alle risorse della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il servizio è molto importante perché, come veniva detto prima, ospita ragazzi disabili durante il giorno, all'interno del quale vengono svolte diverse attività da tempo. Per noi è motivo di grossa soddisfazione questa riapertura, anche in un momento dove le risorse dedicate ai servizi spesso vengono messe in discussione. Invece noi, insomma, non vogliamo fare un passo indietro, e la festa di oggi vuole essere anche una prova di questa ferma convinzione dell'utilità di queste attività all'interno di un territorio. Ecco, sono, dicevamo, giovani e meno giovani, perché alcuni sono qui da tempo e sono ragazzi con disabilità fisiche e mentali. Sì, questi servizi vengono utilizzati dai ragazzi al fine del percorso scolastico. È chiaro che nel tempo l'età, come per tutti, aumenta, le disabilità sono diverse, quindi normalmente vengono ospitate persone che possono avere più livelli di disabilità, più livelli di gravità, e a seconda delle caratteristiche delle persone vengono svolti piani di assistenza personalizzati con tutte le attività che il servizio può proporre. Un sostegno importantissimo anche per le famiglie, dunque. Assolutamente sì, perché chiaramente durante l'arco della giornata la famiglia è tranquilla di avere il proprio congiunto in un luogo sicuro e in un luogo dove anche si può fare riabilitazione per quello che chiaramente sono le condizioni e le caratteristiche delle persone. Noi sono oltre 20 anni che siamo presenti sul territorio e, come dicevo prima, insomma, vogliamo insistere in questa convinzione che le cose che si fanno sono importanti e anche un'occasione per far conoscere alla gente quello che è poi il welfare vero, insomma, piuttosto che parlarne sempre in termini di costo, qui vediamo effettivamente quello che si fa tutti i giorni. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità, tra le quali l'arcivescovo di Modena, Monsignor Lanfranchi, e di numerosi cittadini che hanno visitato la struttura rinnovata insieme ai ragazzi di Villa Sabatini. Il ventennale di Villa Sabatini è una inaugurazione, questa è importante, ragazzi disabili di tutte le età e un sostegno importantissimo anche per le famiglie. Sì, anche perché un paese che pure deve mettere a posto i suoi conti, le sue difficoltà economiche, non può lasciare da sole le famiglie che vivono questa situazione di difficoltà e non può lasciare da sole queste strutture che hanno bisogno di continui interventi, di continui investimenti. Penso che la civiltà di un paese passa proprio da questo. E questa è una struttura che in questi 20 anni è molto cresciuta,
che la Regione sostiene attraverso il Fondo per la non autosufficienza in termini di funzionamento e che io penso debba conoscere anche ulteriori investimenti. Oltre al fatto di una relazione umana straordinaria, perché poi in questi contesti le situazioni si ribaltano, l'aiutato diventa l'aiutante e viceversa. Parlando con gli educatori, ci sono tante persone che se non tengono di avere più ricevuto che dato in questi anni. Questo è davvero il valore aggiunto di questi ambiti. Anche il presidente dell'Assemblea regionale, Matteo Richetti, ha elogiato Formigine, e non per piaggeria, perché proprio Formigine significa volontariato, significa persone che si aiutano, e questi 20 anni di Villa Sabatini ne sono un esempio. Sì, Formigine è una grande comunità. Io credo sempre di più in un modo di fare politica, un modo di fare amministrazione, un modo di partecipare e di vivere la comunità locale come un insieme di persone che si danno una mano, che sono in grado di aiutarsi, iniziando da quelle che hanno più bisogno. Credo che Villa Sabatini sia proprio l'espressione anche più evidente di quanto una comunità locale possa fare in termini di riconoscimento dei diritti che sono uguali per tutti, di capacità di integrazione, di valorizzazione delle capacità delle singole persone, anche quelle più fragili, accompagnate dagli operatori, accompagnate dalle amministrazioni, ma anche da quel tanto di volontariato in più che vuol dire affetto, che vuol dire solidarietà, che vuol dire, non abbiamo paura a dirla questa parola, che vuol dire amore, amore per le persone, e vuol dire anche 20 anni di Sabatini, vuol dire per Formigine ancora una volta avere una struttura che è in grado di rispondere in modo eccellente ai problemi di famiglie e di persone fragili, e quindi va a merito di coloro che credono in queste iniziative, va a merito anche di coloro che ci hanno aiutati, come la Fondazione Cassa di Risparmio, come la Regione Emilia Romagna, va a merito di tanti, tantissimi, di tutti quei volontari che sono presenti in queste strutture e che consentono a queste strutture di avere un'anima e di vivere una comunità di affetti. In occasione del ventennale sono stati completati gli interventi di ristrutturazione che si sono concentrati sulla realizzazione di un vano scale interno per rendere indipendente il piano sottotetto utilizzato foresteria, rifacimento delle zone dei servizi e fondazioni che a causa dei fenomeni di subsidenza aveva generato problemi alle murature portanti. I lavori sono stati realizzati in 2 stralci per non compromettere l'utilizzo della struttura nel periodo invernale e sono stati in gran parte finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. È un'occasione per festeggiare il ventennale con un intervento anche di recupero e di valorizzazione di questo centro che ci vede impegnati nel sostenere quella che è un intervento di una comunità che si vuol far carico e cura soprattutto di quelle che sono le componenti più deboli, con la consapevolezza che si può difendere il benessere di questi territori se soprattutto si accompagna questo intervento tenendo insieme le parti più deboli anche della società in un rapporto che non deve essere di subordinazione unilaterale tra componenti forti e deboli, ma di integrazione. E questo esempio di centro diurno dove trovano residenza 20 persone che in stretto collegamento con i familiari è un bel esempio di come si possa difendere la rete dei servizi sociali sul nostro territorio. E dunque una fondazione a tutto campo, dal sociale alla cultura, all'arte. Sì, è un po' la caratteristica della nostra fondazione, anche delle altre fondazioni del territorio, con un'attenzione sicuramente agli aspetti sociali e quindi all'attenzione massima anche agli effetti della crisi che si sta scaricando sulle componenti diciamo più deboli e vulnerabili della società, e al tempo stesso però anche mantenere l'attenzione su quelli che sono progetti che danno possibilità e opportunità di sviluppo, quindi anche in campo culturale. Infine, importantissimo, un volume dedicato al ventennale. Si è voluto raccontare in questi 20 anni di condivisione e di crescita in una pubblicazione che vuole essere un album di ricordi, di volti, di parole, di immagini che possono essere testimonianza
di quanto realizzato e stimolo per il raggiungimento di nuovi traguardi futuri. È con gioia che oggi abbiamo festeggiato questi 20 anni, che sono 20 anni fatti di giorni quotidiani, di giorni trascorsi tra operatori, tra ragazzi, a sostegno delle famiglie più deboli che comunque tutti i giorni si occupano dei ragazzi. Quindi è veramente un ringraziamento a tutti, va un ringraziamento per questa struttura e per questi 20 anni. Anche a coloro che mi hanno preceduto, ma in generale a coloro che lavorano tutti i giorni. L'altra cosa che volevo sottolineare è che c'è stata un'integrazione molto bella anche tra gli anziani che hanno ospitato i ragazzi durante il periodo di ristrutturazione. Questi sono esempi di integrazione importanti. Siamo all'interno di un bel parco e di una bella struttura che si occupa di sociale, e quindi sono valori che noi dobbiamo preservare anche per il futuro, anzi, che in un momento come questo di crisi hanno un'importanza ancora maggiore, perché sono dei segni che la coesione sociale va mantenuta e va supportata soprattutto in questi momenti.